Ciao ragazzi, nuovo video della serie Foto in soffitta. Allora, oggi vediamo un attimino quelli che secondo me sono i settaggi di base da mettere nella vostra reflex per poter iniziare a scattare. E ovviamente immagino che chi ha la reflex da poco, che la deve prendere, una volta tirata fuori dalla scatola, mette dentro la batteria, accende e comincia subito a scattare. Questo l'abbiamo fatto tutti, assolutamente niente di strano. Vediamo un attimino oggi cosa vi suggerisco come settaggio. Allora, prima di tutto, una cosa che sicuramente vi consiglio, ok, è quella di recuperare il manuale della vostra macchina fotografica. Generalmente nelle scatole ormai i manuali di carta non li mettono più, o se ci sono i manualini sono quelli essenziali, praticamente giusto per iniziare a capire dove mettere la batteria e come accendere la macchina. In realtà, se andate sul sito del produttore della macchina fotografica, Canon o Nikon che sia, ok, e andate nella sezione di assistenza, di supporto per la vostra macchina, trovate il manuale completo e lo trovate ovviamente in PDF. La cosa è comoda perché voi potete scaricare il PDF e a quel punto lo potete tenere per esempio sul cellulare o sul tablet, quindi lo potete avere sempre con voi in qualunque situazione, ok? Quindi in qualunque momento vi dovesse tornare utile, e non è un manuale di carta, non ha l'ingombro di quello di carta. Tra l'altro, la cosa diciamo facile, comoda che ci viene in aiuto è il fatto che all'interno del PDF, sul cellulare o sul tablet, potete comunque andare a ricercare l'argomento che vi serve in quel momento, ok? Quindi averlo con sé, soprattutto le prime volte quando iniziate ad uscire o quant'altro, o assolutamente nel momento in cui vi vado a spiegare alcuni concetti o vi vado a dare alcuni termini specifici, ok? Avere il manuale sotto mano vi aiuta sicuramente a seguire quello che vi sto dicendo. Attenzione, perché per esempio io sto lavorando su Canon e Canon ha i menu che sono leggermente diversi da quelli di una Nikon per esempio, o magari da quelli di una Sony, però il concetto che vi vado a spiegare sicuramente lo trovate in tutti e tre i manuali, ok? Quindi se vi dico bilanciamento del bianco per esempio, lo andate a cercare nel manuale Canon e si chiama bilanciamento del bianco, ma se lo andate a cercare in un altro manuale o avete magari il menu, che ne so, in un'altra lingua tipo inglese, ovviamente lo dovete andare a cercare in quella sezione e secondo la specifica del vostro manuale. Quindi averlo sotto mano sicuramente vi aiuta. Allora, dicevo, settaggi della macchina. Generalmente voi avete la macchina che ha la rotella, ok, la rotellina quella superiore, dove avete una P che sta per modalità program, ok, che è la modalità di base, quella su cui gestisce tutta la vostra macchina. Poi ci sono delle altre modalità tipo AV, TV ed M, che sono le modalità creative, almeno Canon le chiama modalità creative. Le vedremo in alcuni video futuri, ok? Però prima di partire a fare fotografie in modalità P, ci sono alcuni settaggi della macchina che secondo me sono da fare e da conoscere. Allora, prima di tutto dobbiamo capire, o è meglio, iniziare a lavorare in prospettiva, ok? Quindi capire che fine faranno le vostre fotografie. Perché vi dico questo? Perché la vostra macchina, come tutte le macchine o come i cellulari, perché anche i telefonini hanno questa impostazione, registra le vostre immagini che scattate, le vostre foto, secondo diverse risoluzioni, ok? Diverse qualità. Infatti viene chiamata qualità immagine. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che voi potete ottenere la stessa foto con un file che pesa, quindi è grande, da qualche megabyte, quindi 3, 4 megabyte, 2 megabyte, fino a 20, 30 megabyte di spazio, ok? La qualità che cosa vi porta? Vi porta a
un utilizzo diverso del vostro file che ottenete. Ovvero, se noi scattiamo con una qualità bassa, non è che la foto sia, tra virgolette, più brutta, ok? Cioè, quello che avete ripreso c'è. Però, dal punto di vista dell'usabilità della vostra immagine, un'immagine a bassa qualità, quindi che pesa poco, vi può essere utile se magari dovete fare un'anteprima, dovete fare delle prove veloci e la dovete condividere su un social che non abbia delle richieste esagerate dal punto di vista qualitativo, ok? Se invece andate a scattare e a salvare con una qualità maggiore, ovviamente il vostro file risultante sarà più pesante, quindi si parlerà di alcuni megabyte di immagine, però vi dà sicuramente più possibilità di editing, ok? E caricato su alcuni social, tipo, non so, Flickr piuttosto che 500px o anche Instagram se vogliamo, o comunque Facebook, vi dà la possibilità di mantenere una qualità maggiore del vostro scatto. Quindi se qualcuno va a fare lo zoom, sicuramente la foto non inizierà subito a sgranare, ok? L'altro aspetto legato sempre alla qualità e al fine della vostra fotografia è legato al fatto di pensare in un futuro di stampare le vostre fotografie. E il processo di stampa, che ovviamente con l'avvento dei social è andato un pochino, diciamo, a calare, però non poi così tanto, ok? Diciamo ha svincolato la qualità dalla fotografia. Se voi volete stampare una foto, dovete lavorare, a mio avviso, con la qualità maggiore possibile che vi dà la vostra macchina. Questo perché a qualità maggiore, quindi a file più grande, corrisponde sostanzialmente la possibilità di stampare in formato più grande. Quindi, invece di avere, non so, un'immagine stampata in 10x15, il classico formato cartolina, stampare una foto in 20x30, stampare una foto in A3, stampare una foto in A2, la 2 è una roba così, ok? Quindi, più informazione c'è nel vostro file, più avete possibilità di stampare in grande la vostra fotografia. Perché stampare quando siamo nell'era del social? Beh, questo perché sostanzialmente se dovete fare, per esempio, un concorso, mettiamo, i concorsini ce ne sono ovunque, ok? Sia a livello amatoriale che a livello professionale, la foto che vi viene richiesta o il set di foto, di solito generalmente sono tre, devono essere stampate, cioè l'esibizione della vostra fotografia deve essere in formato cartaceo, in formato tangibile, ok? Quindi non un file. Poi che vi chiedano anche il file, quello di solito è un di più, ma la forma principale di esposizione è ancora il formato cartaceo. Faremo un video, vi farò un video proprio solo sulla stampa, magari, su come la vedo io la stampa, ok? Però sappiate questo, che comunque a livello di esibizione, sì, ci sono i social network, ci sono dei canali, dei siti fatti apposta per condividere le foto, ma poi il fatto di stampare è ancora una cosa sicuramente attuale e che sicuramente si fa, ok? Si fa poi con determinati criteri. E l'altra cosa sicuramente è che stampare una foto vuol dire avere qualcosa in mano, avere qualcosa che potete sfogliare di tanto in tanto, insomma è comunque utile anche stampare fotografie. Allora, per quanto riguarda invece i settaggi, tornando un attimo al nostro video, la prima cosa che vi dico è di una volta accesa la vostra macchina, di andare nei menu, ok, trovare qualità immagine, appunto, e una volta entrati nel menu della vostra fotocamera, sostanzialmente vi si propongono diverse opzioni. Allora, per quanto riguarda la Canon, ma è così anche su Nikon, ok, ci sono praticamente delle impostazioni LMS, che sostanzialmente stanno per formato largo, quindi massima risoluzione possibile data dalla macchina
e utilizzo di tutto il sensore, ok, di tutti i megapixel del sensore, M ed S invece comprimono di più il file e addirittura arrivano ad usare anche solo una parte dei megapixel del vostro sensore. Questo vuol dire usare meno megapixel, risoluzione minore e ovviamente qualità minore, ok? Stiamo parlando ovviamente di file JPEG, quindi già un formato finale. Tutto il processo di cattura, codifica e compressione viene fatto sulla vostra macchina fotografica e il file viene preparato, impacchettato e messo dentro nella memoria. L'altra opzione che invece avete disponibile, ok, è il formato RAW, RAW. Il RAW, oltre a pesare molto di più, perché se un file che mi sfornano a 7D in JPEG è 6 MB un JPEG, in RAW diventano circa 20-25, ok? Quindi è molto più pesante il RAW. Ma perché? Perché il RAW praticamente è un formato non compresso, cioè voi avete un'immagine uno a uno di quello che il vostro processore e sensore ha acquisito nel momento dello scatto. E dove sta ovviamente il vantaggio di scattare in RAW piuttosto che in JPEG? Il vantaggio sta nell'editing successivo al vostro scatto. Quindi se voi mi portate la foto su un computer e cominciate a editarla con programmi tipo Digital Photo Professional, che è il programma gratuito della Canon, che di solito viene dato in dotazione o che potete scaricare, oppure ci sarà un corrispettivo della Nikon, o magari volete lavorare con programmi dell'Adobe tipo Lightroom, ok? Lavorare un RAW vi dà molte più possibilità di editing rispetto ad un JPEG. Questo è una cosa indiscussa, cioè è così. E dopodiché, una volta fatto l'editing, allora potete creare il vostro JPEG ad hoc, ok? E questo vi dà possibilità di creare dei JPEG ovviamente a diverse risoluzioni, a diversi, come dire, con diversi pesi del vostro file, e quindi poi poterlo andare ad adattare in maniera più precisa allo scopo che volete ottenere. Quindi se lo volete condividere su un social e volete una condivisione veloce, lo farete con una risoluzione un pochino più bassa. Se invece lo volete mandare a un fotolab che vi stampi la vostra foto in un bel A2 da attaccare in casa, ovviamente lo salverete il JPEG con una risoluzione maggiore. Quello che è fondamentale è che una volta che scattate in RAW e lavorate con il RAW non si degrada, cioè ad ogni editing il vostro RAW non viene degradato, non viene manipolato o ricompresso, proprio perché non è un formato compresso, a differenza del JPEG, dove ogni editing e ogni modifica su quel file vanno a degradare il file stesso, ok? Quindi io vi suggerisco sicuramente di lavorare, o quantomeno per iniziare, con il formato JPEG L, quindi lavorate già con la massima qualità possibile che vi dà la vostra macchina in JPEG. Se la vostra macchina ve lo permette, potete salvare anche il RAW e quindi poi potete provare a editare i RAW con il programmino associato della vostra macchina fotografica e vedrete sicuramente che avrete molte più possibilità di editing. Io per esempio scatto in L o M a seconda dell'occasione, ok, magari per avere un'anteprima da vedere sul tablet, da vedere sul cellulare e fare un minimo di editing per pubblicare, però scatto unitamente anche in RAW, quindi poi a casa scarico i RAW e su Lightroom lavoro i file RAW. Quindi queste sono le due impostazioni, o JPEG L oppure il RAW più JPEG, quindi li avete tutti e due. Se qualcuno si vuole invece imbarcare direttamente nell'uso solo dei RAW, lo potete fare tranquillamente, quindi nella vostra scheda di memoria verranno salvati solo i file di tipo non compresso, ok? L'ultima cosa è che alcuni programmi di editing
per cellulari o per tablet, se volete fare lì il vostro, le vostre correzioni, ok, lavorano principalmente con il JPEG, solo alcuni lavorano con il RAW, quindi occhio a questa cosa qua. E, ovviamente la, diciamo, la qualità dell'immagine va ad influire, o meglio, è collegata anche alla qualità della vostra scheda di memoria, questo è, va detto, cioè se avete preso una scheda di memoria che abbia una velocità bassa di scrittura, ok, in alcune situazioni, tipo lo scatto a raffica, salvare dei RAW invece che dei JPEG, quindi 25-20 mega alla volta a ogni scatto, se la vostra scheda di memoria è lenta potrebbe un attimino rallentare il processo di scatto, questo sì, però ne riparleremo quando vi farò praticamente il video sugli scatti a raffica. L'altra cosa che vi suggerisco, ok, è nella modalità P voi comunque avete il controllo della sensibilità ISO. La sensibilità ISO è, ormai l'avrete capito se ci avete giocato un po' con la vostra macchina fotografica, è la sensibilità del vostro sensore, cioè quanto è sensibile alla luce. Se avete una bella giornata di sole, siete all'aperto, state facendo degli scatti dove comunque l'illuminazione è sufficiente, potete lavorare con delle impostazioni ISO piuttosto basse, 100, 200, 300, 400, ok? Se invece la vostra scena comincia a diventare più buia, più scura, sottosera, magari un tramonto, cose del genere, ovviamente dovete alzare l'ISO, ok? La macchina fotografica vi permette di impostare l'ISO in maniera manuale e puntuale, quindi secondo degli step prefissati, 100, 200, 250, 400, 600, sia gestire la sensibilità ISO in maniera automatica. Lo potete andare a trovare nei menu, ok? Però c'è da dire questo, ad ISO più alti, ok, quindi se il vostro sensore lo rendete più eccitabile, sostanzialmente corrisponde un maggiore rumore fotografico. Il rumore fotografico non è nient'altro, quando sentite questa parola, c'è del rumore nelle foto, il rumore fotografico è un'interferenza, ok, intrinseca del sistema, dovuta a piccoli campi elettromagnetici o sì, sostanzialmente campi elettromagnetici, ok, interferenze di tensione, cose del genere, che intervengono sul vostro sensore quando è in utilizzo. Maggiore è la vostra sensibilità ISO, più siete soggetti a questo rumore. Cosa si traduce il rumore? Il rumore nelle vostre foto, se le andate ad ingrandire, andate a zoomare il vostro scatto, troverete, non so, dei puntini accesi, dei pixel piccolini accesi nella vostra foto, con dei colori che non c'entrano nulla per il posto in cui li state vedendo. Sono tutte cose che si possono eliminare in post-produzione, fino a un certo punto ovviamente, però si possono correggere in post-produzione, ma partire già con uno scatto pulito, tra virgolette, quindi esente da rumore, vi mette in una condizione di vantaggio nella fase poi di editing e quindi di qualità della vostra immagine. È ovvio che se siete in una situazione particolarmente ostica, in cui c'è poca luce, non avete possibilità di illuminare per esempio con una luce artificiale come sto facendo io adesso per questo video, non avete magari un flash sotto mano abbastanza potente da raggiungere il vostro soggetto perché siete in lontananza o quant'altro, ovviamente dovete salire con la sensibilità ISO, assolutamente. Quindi bisogna sempre trovare, secondo me, un bilanciamento tra le varie cose, tra la qualità un compromesso tra le varie impostazioni. Però generalmente io vi dico, non utilizzate la sensibilità ISO in automatico scelta dalla macchina, ok? Quindi la regola, dal mio punto di vista, sarebbe
giornata di sole, giornata comunque serena, siete fuori, state facendo adesso per esempio che è primavera, fotografie ai fiori, alle margherite e quant'altro, ok? Lavorate con una sensibilità di 100-200 ISO, per dire. E se comincia a calare il sole potete iniziare a salire, quindi arrivare a 600-800 ISO, ok? E cominciate già a vedere un miglioramento nei tempi di scatto, o meglio, rendete più facile il lavoro alla macchina fotografica per adeguare il tempo di scatto e l'apertura, anche questi qua due concetti che vedremo successivamente. E se invece è proprio buio, ok, quindi siete, non so, a fare delle foto nel vostro paese di sera, potete salire oltre gli 800, quindi andare a 1600-3200 ISO. 3200 ISO direi che è già un limite, un punto di non ritorno, ok? Cioè lì il rumore cominciate ad averlo. Ci sono macchine che si spingono anche a 6400, 12800 e più, ok? Lì dopo dipende dalla qualità della macchina il fatto di restituirvi un file che sia più o meno caricato di rumore, ok? Comunque il concetto di base è: se nelle foto vedete questo effetto collaterale, ok, sappiate che è generalmente generato dalla sensibilità ISO che state utilizzando in quel momento, ok? Quindi è una cosa fisiologica della vostra macchina fotografica. E quindi passate sicuramente in modalità manuale per quanto riguarda l'ISO e lo impostate secondo la regola che vi ho detto: 100-200, 400 giornata normale o crepuscolo, andate ad aumentare se la vostra luce continua a diminuire. Ovviamente i restanti parametri di scatto, che sono praticamente il tempo di scatto e l'apertura, queste due cose poi le vedremo, soprattutto l'apertura nel prossimo video, vengono decisi dalla vostra reflex, li va a combinare la vostra reflex per avere un'immagine giusta, esatta, ok? Vi dicevo il tempo, questa è una cosa che magari potete già iniziare a tenere d'occhio. Se voi guardate nel vostro mirino, quindi mettete l'occhio, state per fare la fotografia, mettete l'occhio nel mirino, mandate giù il tasto di scatto fino a metà, il vostro nell'LCD che c'è dentro, scusate, sì, nel mirino, ok, ci sono dei valori. Questi valori, uno tra questi è il tempo, di solito è espresso come 1 fratto qualcosa, mezzo secondo, un venticinquesimo, un trentesimo, un quarantesimo. Quindi se vedete questo numero che sale 30, 40, 60, 125, 250, ok, è 1 fratto quel numero, quindi una frazione di secondo. Una frazione di secondo vuol dire uno scatto molto molto breve, quando invece vi avvicinate al secondo o lo superate vuol dire uno scatto lungo. Vedremo. Però che cosa vi sto dicendo? Tenete d'occhio quel valore. Perché? Perché se sale troppo verso il secondo, ok, l'altro problema che vi potete trovare nelle foto è il mosso, cioè di avere una foto mossa. Ovvero, se io faccio una foto di un 250esimo di secondo, un millesimo di secondo, se anche mi sto muovendo leggermente con la mano, ok, sto muovendo leggermente la macchina fotografica, è facile che io non abbia del mosso o del micromosso, ok? Se invece lavoro con frazioni di secondo molto prossime al secondo, quindi un ventesimo, un quarantesimo, un decimo, mezzo secondo, beh, fare una foto con la macchina fotografica in mano perfettamente ferma, e perfettamente ferma vuol dire che magari a voi vi sembra di stare fermi ma in realtà si sta muovendo, vi può portare ad avere il mosso, ok? Come risolvo questo? Beh, se per esempio voi avete impostato la vostra ISO a, non so, 400 e il tempo è a mezzo secondo o un ventesimo di secondo, se voi portate l'ISO più su, quindi la alzate da 400, andate a 800 o andate a 1200, il vostro tempo comincia a diventare più piccolo, quindi da un quarantesimo magari passa a un ottantesimo o a un centoventicinquesimo.
e questo vi toglie la possibilità del mosso, vi limita la possibilità del mosso nelle vostre fotografie. Quindi il tempo di scatto è da tenere d'occhio. E la regola direbbe, per chi ha una reflex, ok, il vostro obiettivo, come vi avevo detto nel primo video, di solito è un 18-55. E una regola empirica direbbe che non dovreste avere tempi più lunghi di 1 fratto la lunghezza focale a cui state fotografando. Quindi, se voi vi mettete l'obiettivo, per dire, a 18 mm, ok, tutte le foto che abbiano un tempo con una frazione maggiore di 18, quindi un trentesimo, un sessantesimo, un 125esimo, non dovreste vedere l'effetto mosso. Ok? Stessa cosa se lo portate a 55, tutte le foto che abbiano una frazione maggiore di 55, un divisore maggiore di 55, quindi un sessantesimo, un 120esimo, non dovrebbero avere mosso. Se invece state sopra al numero della focale, ok, quindi magari siete a 55 e scattate a un ventesimo, un trentesimo oppure mezzo secondo, allora lì sì, potreste avere del mosso nella vostra fotografia. Ovviamente si parla di fotografia fatta con la reflex in mano, ok, cercando di stare fermi, e non con una fotografia magari tenendo la macchina su un cavalletto o su un treppiedi. Quello è un altro discorso a parte, lì ci sono altre, abbiamo altre regolette, però per la foto fatta in mano questa è la regola, ok? Quindi 1 fratto la lunghezza focale che state utilizzando è il vostro limite. Indietro rispetto a questo limite, quindi un ventesimo, se io sono a 20 mm, da un ventesimo a salire, quindi andando verso il secondo, potreste avere del mosso. Se invece faccio un ventesimo a frazioni più piccole, un 60 o un centesimo, evitate molto probabilmente l'effetto mosso. Poi ovviamente entra in gioco anche il fatto che voi riusciate a stare fermi con la vostra macchina fotografica. Vi ricordo che in tutti i libri praticamente vi dicono che per tenere la macchina fotografica non così, ok, ma tenendo i gomiti vicino al busto, ok, e tenendo la mano sinistra sotto l'obiettivo, perché lo scatto ce l'avete a destra, tenendo la mano sotto l'obiettivo, questa è la posizione per tenere la vostra macchina fotografica. Ovviamente c'è anche chi dice che quando fate lo scatto, quindi quando mandate giù fino a metà e poi state per scattare, conviene magari tenere un attimo il respiro, cioè di non continuare a respirare in continuo, ok? E questo vi dovrebbe dare maggiori possibilità di successo nella vostra fotografia senza mosso e problemi di questo tipo. Ok, quindi punto primo, recuperare il manualino della vostra macchina fotografica in PDF, magari lo sfogliate, ok? Cercate come disabilitare o come impostare o come attivare la modalità ISO automatica se volete provare l'ISO automatica e come disattivarla se volete invece impostare l'ISO secondo il vostro sentimento, okay? Secondo la regola che vi ho detto. E potete anche assolutamente provare a fare la stessa foto con ISO automatica e con ISO manuale, e quindi provare diverse sensibilità ISO per vedere come risponde e come viene la vostra fotografia rispetto alla modalità full automatica della vostra macchina, quindi la macchina in P, in program, e ovviamente andate a settare o meno la vostra sensibilità ISO. Il formato del file, anche lì potete provare e potete andare a vedere, una volta fatto lo scatto, con le diverse sensibilità, quindi S, L o M, meglio S, M ed L, vedere che tipo di file vi saltano fuori, quindi che tipo di file vi genera la vostra macchina, e una volta portati questi file, magari la stessa foto fatta con le tre sensibilità diverse, la portate sul PC, e la prima cosa per vedere la qualità del file è iniziare a zoomare.
Quindi cominciate ad allargare il vostro fotogramma e a vedere quando inizia a sgranare. Di solito su tutti i programmi c'è un indicatore dello zoom che avete fatto fino in quel momento, e lì vi rendete subito conto della capacità e della qualità di zoomata su un file in formato S e su un file in formato L, ok? Quindi questo è un attimino le prove da fare per cominciare a conoscere il vostro strumento che avete in mano. Esercizietto che vi propongo in questo video. La fotografia, ovviamente, sì, è bella, uscite, fate foto, provate e quant'altro, ok? La fotografia sicuramente ha diversi ambiti in cui potete fare fotografia, che vanno dal ritratto, vanno alla macrofotografia, alla food photography, quindi fotografare il cibo, i piatti, le composizioni e quant'altro, ok? Ci sono altri tipi di fotografia, tipo le lunghe esposizioni, in cui fate, non so, i tramonti, le nuvole che sembrano un effetto mosso, cose di questo tipo. Ma una cosa su cui vi dovete magari abituare, su cui è bene fare un po' di pratica, soprattutto agli inizi, è che la fotografia è fatta anche di pazienza, di attesa, perché ovviamente potete uscire oggi e fare lo scatto, ma non è lo scatto che volevate. Allora, invece di abbandonare l'idea, la pazienza vi fa dire: aspetto la giornata giusta per poter fare lo scatto, quindi voglio il tramonto in un certo modo, voglio dei colori fatti in un certo modo, ok? Un esercizio che vi propongo questa volta di pazienza più che di tecnica, ok, è quello di riuscire a fotografare, e in questo momento vi metto sotto la foto, è quello di riuscire a fotografare, vi dicevo, un volatile, magari sulla finestra di casa, come state vedendo nella foto. Quindi la pazienza sta dove? In due aspetti, in due fasi. La prima è quella di abituare il vostro volatile a venire sulla vostra finestra. Questo lo potete fare come ho fatto io. Questa foto che state vedendo è di qualche tempo fa, l'anno scorso mi pare. Potete abituare il vostro volatile a venire sulla finestra di casa vostra sbriciolando un po' di pane o quant'altro, cose del genere, tipo un cracker o roba del genere, sul davanzale della vostra finestra. Questo inizierà a creare, diciamo, l'appetibilità del vostro set fotografico, la finestra di casa. E una volta che avete convinto un volatile che sulla finestra di casa vostra c'è da mangiare, ok, o che comunque troverà tutte le mattine qualcosa da becchettare, a quel punto potete iniziare a provare a catturare l'uccellino mentre sta facendo colazione sul vostro davanzale della finestra. Per fare questo vi dico, proprio per realizzare questa foto che vedete, è fondamentale che i vetri siano possibilmente chiusi, perché altrimenti insomma, è molto più difficile che si avvicini, anche se gli mettete l'esca, diciamo, per farlo avvicinare. L'altra cosa è che vi dovete preparare un attimo prima, ok, con la macchina fotografica già in mano, puntando già sul vetro, sull'angolino del davanzale in cui si fermerà il volatile, e quindi restare immobili finché si ferma. Ovviamente, adesso qualcuno di voi mi sta prendendo per pazzo, ma se voi avete abituato l'uccellino che tutte le mattine dalle 8 comincia ad esserci le briciole da becchettare sul vostro davanzale, sicuramente se vi mettete lì dopo 2-3 mattine che fate questo rito di dare da mangiare, vi mettete lì pronti per fare la foto alle 8:30, sicuramente troverete l'uccellino che viene lì e che sta becchettando le vostre cose. Ovvio che se mettete le briciole alle 8 di mattina e volete fare la foto alle 7 di sera, alle 7 di sera magari non si ferma niente sul vostro davanzale. Io vi dico, la foto che di questo pettirosso sulla finestra di casa mia, l'anno scorso ci ho messo 2-3 giorni per abituare l'uccellino a,
a venire sulla mia finestra e nel giro di un'oretta, una mattina, sono riuscito a catturare lo scatto dell'uccellino fermo fuori dalla finestra di casa mia che stava becchettando. Quindi questo è l'esercizio di pazienza che vi propongo proprio per abituarvi a questo aspetto della fotografia. Cioè la fotografia non è solo o non è sempre scatto immediato, ok, ma per chi fa foto a natura o cose del genere sicuramente è fatta anche di attesa, è fatta di prove prima per riuscire ad avere lo scatto che si vuole ottenere, ok? Quindi non è una cosa così immediata. Bene, questo video direi che termina qua. Fate un po' di pratica sulle impostazioni, come vi ho detto, ISO, non ISO, qualità dei JPEG, così vi rendete conto della differenza, ok? E sicuramente io vi suggerisco, una volta fatte queste prove, lavorate con il JPEG L, così siamo già allineati con la massima qualità possibile, o con il RAW, a vostra scelta, ok? E vi lascio con l'esercizio da fare. Successivamente, vi dico, il prossimo video potrebbe essere incentrato invece sulle modalità creative. Dalla program passeremo alle modalità TV, che sta per time value, AV, apertura e value, e la M. La M sarà l'ultima che vediamo. Inizieremo con la TV e la AV, ok? Quindi iniziare a usare la macchina in modalità un pochino più creativa e vedremo alcuni concetti legati al tempo e queste cose. E, niente, mi pare di avervi detto tutto. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!